State. Tecnicamente il disco è stato prodotto, in realtà finito di produrre, nel mese successivo al festival, ecco, dopo la prima settimana, diciamo, di frullatore, come dicevi tu, dove imbancabilmente ho dovuto, insomma, giustamente onorare i vari media andandoli a salutare. In realtà poi mi sono chiuso in studio e a finire appunto l'album, e devo dire che questo forse mi ha aiutato anche un po' a se vogliamo non essere così vittima, no, di tutto quello che mi stava succedendo intorno. Come on, my baby, looking all at a place, my sweet little babe. Ci ho mischiato. She's my pride and joy. Ma in realtà all'interno dell'album Magellano c'è sicuramente in maniera predominante il fatto che io sia polistrimpellatore, cioè quindi che più o meno, insomma, ho suonato un po' di tutto in tutti i brani, logicamente collaborando anche con altre persone che fanno parte di questo team di produzione, però sicuramente c'è tanto il fatto che, insomma, suono un po' il basso, un po' le tastiere, un po' la batteria, un po' la chitarra, quindi c'è tanto, e infatti poi vengono fuori tra una registrazione e l'altra, diciamo, degli esploit, no, di ricordo un po' nostalgico delle origini, no? Mi diverto un po' a suonare il blues e cose di questo tipo. Foglia al gelo è contenuta all'interno dell'album Magellano, è un brano che io in realtà, ne ha fatti specie, ho scritto per la colonna sonora del film Poveri Marichi di Fausto Brizzi, e ho voluto inserirla anche in Magellano perché credo che sia una canzone che poi rappresenti una mia componente, diciamo, dell'ultimo anno, quindi meritava di stare dentro all'album, e infatti sono molto contento di questo brano. Io credo che il videoclip continui a essere un contenitore più che altro importante per far fruire una canzone, ecco, credo che sia un valore aggiunto che dia uno spunto di osservazione diverso di una canzone, tante volte forse serve anche a fornire una sorta di spiegazione, no? Credo di essere passato a tratti dalla felicità, se la felicità è una sorta di stazione, ecco, credo che il concetto di felicità logicamente sia momentaneo, e credo che esista proprio perché in realtà viviamo anche tutti altri momenti che non si possono definire come felici, ecco. La benzina ogni giorno costa sempre di più, e adesso l'euro cede e precipita giù, svalutation. Ma io devo dire che Celentano rappresenta un po' una sorta di costante, di ispirazione nella mia vita, perché appunto avevo fatto anni fa questa cover di, appunto, di Svalutation, approvato ufficialmente anche a Celentano. Nel 2016 Adriano mi ha fatto questo grande regalo di cantare Il bambino col fucile, che è un brano scritto da me sia per quanto riguarda la musica che il testo, e inserirlo all'interno dell'album Le migliori, che ha fatto, realizzato insieme a Mina. E quindi questa Susanna, questo brano che è stato un suo successo storico, ho voluto, diciamo, rivisitarlo, inserirlo all'interno dell'album Magellano, un po' come tributo a quella che è una leggenda della musica italiana. Namaste Ale. Queste giacche le prendo da Daniele Alessandrini. Sì, no, diciamo che collaboriamo, quindi lui mi propone delle cose, le scelgo. Queste che hanno questa le mongolfiere, che è un po' rappresenta, se vogliamo, anche questo come Magellano, no? La voglia di viaggiare. Il problema della mongolfiera è che però è un po' inquietante, perché viaggi ma non sai la direzione precisa qual è. Da Francesco Gabbani un salutone, anzi un bacione a tutti i lettori di Metro. Ciao.